militare di Berna ha condannato la guardia svizzera che non prestò soccorso alla siriana incinta che poi abortì a Domodossola. È tornato in corte d'appello il processo Montefibre bis dopo l'annullamento delle condanne della Cassazione. I giudici dispongono nuove perizie. Al via la stagione sugli sci nel comprensorio di Neve Azzurre, diverse stazioni aperte parzialmente, alcune chiuse. Stefano Calderoni è il nuovo presidente del Ciscusio, lo ha eletto l'assemblea dei sindaci ieri pomeriggio. Giro Rosa 2018, partenza da Verbania con Crono Squadre tra Pallanza e Fondotoce, la quarta tappa Omegna. Bocce, stagione nera per il Masera, anche la Pontese ha dimostrato di avere decisamente un altro passo rispetto ai biancoazzurri. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, partiamo subito dalla notizia rimbalzata oggi dalla vicina Confederazione Elvetica, da Berna, dove il Tribunale Militare si è espresso a proposito del processo alla Guardia Svizzera che nell'estate di qualche anno fa decise di non prestare soccorso a una giovane siriana che componeva un gruppo di 36 persone diretta in Francia, accompagnata in Italia dalle guardie svizzere. E questa donna nel viaggio si sentì male e poi perse il suo bambino. Si è chiuso con la condanna della Guardia di Confine Svizzera il processo per il mancato soccorso ad una donna incinta respinta alla frontiera francese di Vallorberi, accompagnata poi in territorio italiano dagli agenti svizzeri nell'estate del 2014. Lesioni colpose, tentata interruzione di gravidanza, ripetuta in osservanza di prescrizioni di servizio, quanto contestato al gendarme. Il Tribunale Militare di Berna ha anche inflitto all'uomo, pena sospesa, 7 mesi di carcere e una sanzione pecuniaria di 60 rate da 150 franchi l'una. La storia del gruppo siriano diretto in Francia, riaccompagnato in bus prima a Briga, poi in treno a Domodossola, aveva creato molto clamore mediatico a livello internazionale. Si parlò di scarso senso di umanità da parte dei gendarmi. La donna, poco dopo il suo arrivo in territorio vallesano, accusò i primi dolori, successivamente anche sanguinamenti. A nulla valsero le richieste d'aiuto avanzate dal marito per la giovane donna incinta. Solo dopo l'arrivo in territorio italiano, la donna fu soccorsa dagli agenti della Polfer e poi successivamente trasportata a bordo di un'ambulanza all'ospedale San Biagio. Furono i medici dell'ospedale Domese ad accertare la morte del feto. La strada statale 34 del Lago Maggiore, quella che appunto costeggia Gravellona sino ad arrivare alla Svizzera, sarà messa in sicurezza con un investimento di 45 milioni di euro. Questo è l'esito dell'incontro che si è svolto oggi tra il Ministero delle Infrastrutture, l'ANAS, i sindaci di Verbania e Cannobbio, il vicepresidente della Regione Aldo Reschini e l'assessore ai trasporti Balocco. Nell'incontro è stata confermata la disponibilità di 45 milioni di euro che potrebbero aumentare con una integrazione in corso di valutazione da parte del Ministero a favore di ANAS. Entro i primi giorni di gennaio la Regione predisporrà un protocollo condiviso sull'utilizzo delle risorse. Sono state individuate come prioritarie 2 gallerie paramasse e verranno contemporaneamente realizzati interventi di sistemazione sui versanti a monte della strada. La progettazione delle 2 gallerie è in capo all'ANAS, gli altri interventi in capo a Regione e Comuni. Con questo incontro, ha spiegato Reschini, si è finalmente avviato un percorso concreto per la messa in sicurezza della strada. Ora invece la cronaca giudiziaria italiana che ci porta a Torino per parlare del Montefibre bis. Si ricomincia da capo con il processo Montefibre bis. Dopo che la Cassazione ha rinviato il fascicolo alla Corte d'Appello, ieri i giudici torinesi hanno disposto nuove perizie. Si torna al nodo centrale, l'ago della bilancia dei procedimenti per omicidio colposo e lesioni colpose nei confronti degli operai dell'ex fabbrica verbanese in seguito all'esposizione all'amianto che rivestiva macchinari e tubi dell'ex stabilimento. I due periti milanesi che riceveranno l'incarico il prossimo 9 gennaio dovranno approfondire il nesso tra esposizione all'amianto e le malattie riportate. Uno dei due medici lavorerà sui casi di mesotelioma pleurico, l'altro su quelli di asbestosi e tumore polmonare. Le perizie dovranno essere redatte entro aprile, la prossima udienza del processo è fissata per maggio. Gli imputati, ex dirigenti dello stabilimento, erano stati assolti in primo grado e condannati in appello. La Cassazione aveva però annullato le condanne e rimandato tutto a Torino. Degli imputati, dato che i fatti risalgono agli anni 70-80, alcuni sono decisi
deceduti, altri non sono più in grado di essere sottoposti a giudizio. Intanto per il 21 dicembre è attesa la sentenza del giudice verbanese Raffaella Zappatini per il Montefibre Ter. A gennaio invece davanti al GUP proseguirà l'udienza preliminare del quarto processo. La vicenda viene seguita passo dopo passo dalla CGIL di Verbania, in particolare dal sindacalista Gerardo Ramunno, che da anni ormai raccoglie le storie delle tante famiglie di ex operai colpite da malattie che spesso non lasciano scampo. Ha inseguito in auto la corriera con a bordo l'uomo che aveva rubato i cellulari del marito e l'ha fatto arrestare dalla polizia. Accaduto ieri intorno alla tarda mattinata a Gravellona Toce, all'OBS, all'interno del centro commerciale. Il ladro è entrato nel camerino di prova, ha preso i cellulari per poi fuggire. La signora però si è accorta di quanto stava accadendo e si è lanciata all'inseguimento. L'uomo è salito su un bus che lei ha pedinato. Quando l'ha visto scendere alla fermata dell'imbarcadero di Verbania, ha chiamato la polizia. Alle 12:50 circa il personale della volante ha rintracciato il sospetto seduto su una panchina del lungolago di Corso Mameli. L'uomo, 34 anni, cittadino marocchino, residente a Verbania, ha ammesso di aver compiuto il furto ed è stato accompagnato in questura. È stato denunciato per il reato di furto aggravato. L'area furtiva, un Samsung e un Nokia, è stata restituita così al legittimo proprietario. Ed ora invece parliamo della stagione degli sci, parte in qualche modo la stagione nel comprensorio di neve azzurra con il Ponte dell'Immacolata, la mappa. È l'8 dicembre la data che generalmente segna il via della stagione sugli sci. Nel comprensorio di Neve Azzurra però diverse le località sciistiche che ancora restano chiuse, altre propongono aperture parziali. Qualcuno, pochi per la verità, ha giocato d'anticipo. Riale per il Fondo ha inaugurato la stagione già a metà novembre, seppure con un anello ridotto. San Domenico di Varzo per la discesa ha aperto oggi con una pista, la nuova Ciamporino di 2 km e l'area tappeti, impianti in funzione fino a domenica, poi ci sarà un aggiornamento della situazione. A Macugnaga si scia da domani sulla pista Fontanone, ovvero lungo il primo tronco della seggiovia dei Burchi e sul campo scuola. La funivia del Moro è aperta solo per i pedoni. Dalla Valle Anzasca alla Formazza, a Valdo scia ai piedi fino al boschetto e funzionano i tapis roulant. Ancora chiusa la seggiovia del Sagesboden, per ora temperature troppo alte per completare l'innevamento artificiale. A Cheggio per i principianti funziona il campo scuola, neve da 25 a 35 cm. Domo Bianca annuncia la probabile parziale apertura per il fine settimana del 15 dicembre, weekend indicato per l'avvio di stagione, neve permettendo, anche dagli impianti del Devero. La Piana di Vigezzo, dalla sua pagina Facebook, annuncia l'apertura dal 22 dicembre. Lasciamo l'Ossola, l'8 dicembre apre anche il Mottarone con una pista e una coltre di neve che va dai 10 ai 40 cm. Attendiamo gli aggiornamenti da Pian di Sole, dove si sta lavorando per la neve artificiale con qualche difficoltà nell'approvvigionamento idrico, dalla Baitina di Druogno e dai diversi anelli di fondo solani. Trovate informazioni aggiornate e i contatti diretti con le stazioni sciistiche al sito www.neveazzurra.it e sui siti web e pagine Facebook delle diverse località. Dopo la fumata nera della settimana scorsa, ieri l'Assemblea dei Sindaci ha eletto il nuovo presidente del Ciscusio, Stefano Calderoni. Stefano Calderoni è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del CIS Cusio. Conosciuto ed apprezzato per le sue competenze, avendo in passato lavorato nel privato e nel pubblico, succede a Renzo Sandrini. È stato votato all'unanimità dai sindaci dell'Assemblea del CIS Cusio, tutti concordi ad affidargli l'importante ruolo a capo del CDA dell'ente. La sua elezione era stata posticipata di una settimana a causa della mancanza della documentazione necessaria di una delle candidate, ovvero Michela Maggi, rappresentante della Vallestrone e delle Quarne. A distanza di una settimana però hanno ritirato le proprie candidature il presidente uscente Renzo Sandrini ed Augusta Lanini, presentata dai comuni di Gravellona Toce e Casale Cortecerro. A poche ore dal voto si è aggiunta la candidatura di Simona Cerutti, proposta sempre da Omegna. Con lei, Calderoni e Maggi hanno partecipato alle elezioni Maurizio Minazzi, esponente dei comuni della sponda occidentale del Lago d'Orta, e Anna Fortis, rappresentante dei comuni della sponda orientale del Lago.
La decisione di Lanini ha spiazzato i centri di Gravellona-Toce e Casale Cortecerro, che hanno presenziato all'assemblea senza un proprio candidato. Manca nuovamente il principio di rappresentanza di tutto il territorio, ha detto il sindaco di Gravellona-Toce Gianni Morandi. Lanini era nel CDA da 9 anni ed era stata molto impegnata nel sociale, ma umanamente ha percepito un clima non ideale per continuare. Ci sorprende scoprire che in tempi record Omegna si è riuscita a presentare una seconda candidatura, approfittando del posto liberatosi. Ci dispiacerebbe non avere alcun esponente all'interno del CDA. Si è convenuto dunque in maniera unanime a votare vicepresidente Minazzi e consigliere Maggi, Fortis e Cerutti, con una postilla però: quando Gravellona-Toce e Casale Cortecerro individueranno un loro candidato, Cerutti si dimetterà dal CDA per fargli posto, in modo tale che tutto il territorio venga ugualmente rappresentato. Ed ora invece parliamo del Giro Rosa. Nel 2018 partirà da Verbania. Saranno presentate sabato 16 a Tricesimo le località di partenza ed arrivo del Giro Rosa 2017, che come noto partirà dal Piemonte per chiudersi proprio in Friuli dopo anche 2 tappe nel VCO. Ecco come saranno le 2 giornate del Giro d'Italia femminile nel nostro territorio. Intanto Verbania, che non ospiterà solamente una tappa, bensì la grande partenza dell'evento, ovvero vedrà la presenza della carovana almeno 2 giorni prima della tappa inaugurale per le operazioni di accreditamento e per la presentazione delle squadre che prenderanno il via. La prima tappa, che aprirà la corsa venerdì 6 luglio, sarà una prova a cronometro con partenza ed arrivo a Verbania-Pallanza. Presumibilmente una cronometro a squadre di una 15ina di chilometri, con partenza da Largo Tonolli, la statale del Lago sino a Fondo Toce per il Giro di Boa, il ritorno a Suna, via Castelli, viale Azzari, corso Nazioni Unite, via Vittorio Veneto e l'arrivo classico di piazza Garibaldi. Lasciata Verbania, la corsa diretta dal patron Giuseppe Rivolta non si fermerà nel VCO, bensì saranno affrontate 3 frazioni tra Piemonte e Lombardia, per poi tornare in provincia martedì 10 luglio con la 4ª tappa da Omegna a Domegna, una frazione che partirà dal centro sportivo di Bagnella e dopo un giro del Lago d'Orta ed un passaggio nel Vergante toccando Gignese, Armeno, Miasino ed Orta, terminerà sempre a Omegna il lungo Lago Gramsci. Ed ora parliamo della vita amministrativa di Verbania. Ha approvato lo schema di bilancio. Gioca d'anticipo la giunta di Verbania, che ieri ha approvato lo schema di bilancio per il 2018, una scelta che spiega l'assessore al bilancio Cinzia Vallone. Abbiamo voluto farlo con anticipo rispetto ai tempi passati per essere operativi fin da fine gennaio dopo la discussione e l'approvazione in consiglio comunale. Il bilancio pareggia quasi 65 milioni di euro e prevede la partenza di grandi e significativi progetti, prosegue Vallone, su cui l'amministrazione ha creduto e lavorato molto in questi ultimi tempi, partecipando con successo ai bandi FESR e al bando periferie. Tra essi la riqualificazione delle spiagge cittadine, intervento da 1 milione di euro, la conclusione della pista ciclabile dai 3 ponti a Suna, dopo il primo lotto in fase di costruzione, che collegherà Fondo Toce alla zona turistica dei camping al centro urbano, la riqualificazione di Villa Simonetta Intra e di Villa San Remigio come polo culturale turistico, nella quale sono già partiti alcuni importanti lavori di ristrutturazione. Previsti inoltre interventi su Palazzo Dugnani, sede del Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti a Pallanza. Partirà anche il secondo lotto dei lavori per la sistemazione del Movicentro. È un bilancio che mantiene inalterato il livello dei tributi per i cittadini dopo la diminuzione della tassa rifiuti e delle rette degli asili avvenute negli scorsi anni, aggiunge Vallone, e che vede tra le principali caratteristiche la scelta di una capillare riorganizzazione del traffico attraverso un nuovo piano urbano con interventi per la sistemazione dei marciapiedi, la manutenzione di strade e il rifacimento degli asfalti, in vista anche la riqualificazione di aree periferiche come Fondo Toce e la Sassonia. Sarà anche aumentato il budget del bilancio partecipato, introdotto per la prima volta l'anno scorso. Doppio appuntamento questa settimana per il Sasso nello Stagno. Venerdì 8 dicembre il nostro telegiornale si ferma e dunque alle 19.30, poi negli orari consueti dell'informazione locale, spazio alla faccia a faccia fra Maurizio De Paoli e il direttore della Caritas di Novara, Don Giorgio Borroni. Alle 21 dell'8 dicembre invece l'approfondimento di Vice Azzurra sarà con Maurizio De Paoli e l'assessore regionale Monica Cerutti. Ma cominciamo a sentire di che cosa si occuperà l'appuntamento delle 19.30.
Il tema della puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno è Accendi la Carità. Di cosa si tratta? Si tratta di un grande progetto lanciato dalla Diocesi di Novara e naturalmente in prima fila con la Caritas diocesana, progetto che si affiancherà a un altro che è Adottiamo una Famiglia, che partirà anche questo prossimamente e che vede anche qui impegnato Diocesi e Caritas. Ne parleremo di questi progetti nel Sasso nello Stagno con l'ospite che è già qui con me, che è Don Giorgio Borroni, che è il direttore della Caritas diocesana di Novara. Grazie Don Giorgio. Grazie a voi. È un appuntamento questo con la Caritas che è ormai diventato abituale quando si avvicina il Natale. Ci sembra giusto parlare un po' di chi il Natale lo affronta in condizioni certo non brillanti, non nelle migliori. Ricordiamoci che in Italia ci sono 1.700.000 famiglie che vivono in povertà assoluta e quasi 5 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà relativa, cioè persone che davvero fanno fatica ad arrivare non alla fine del mese ma alla fine della settimana. Ecco, a loro si rivolge la Caritas con questi due progetti di cui parleremo nel Sasso nello Stagno. Mondadori sbarca a Verbania, domani entra l'inaugurazione del nuovo negozio, lo abbiamo visitato in anteprima. L'8 dicembre apre la nuova libreria Mondadori a Verbania Intra. Lo vedete alle mie spalle, fervono gli ultimi lavori. In realtà si lavorerà tutta la notte, ma c'è già tanta curiosità. La gente sbircia dalle vetrine per scoprire questo nuovo spazio culturale cittadino. Le nostre telecamere sono entrate in libreria in anteprima. Come affrontate questa nuova sfida a Verbania? È una sfida molto importante per noi. Verbania è una località turistica, è una località di cultura, è un luogo molto piacevole in cui una libreria Mondadori senz'altro darà un grande supporto ai turisti e ai residenti. Uno spazio molto grande, ci dà qualche numero? Sì, un'impresa titanica in questo spazio in realtà. I numeri principali, avremo 22.000 volumi all'interno, una sala bellissima dedicata ai ragazzi, accessibile a tutti, fruibile da tutti gli utenti di Verbania. Una grande sala saggistica, un ingresso meraviglioso, cosa vi devo dire? Vi troverete in una libreria Mondadori che rappresenterà l'eccellenza in Italia. Perché vale la pena ancora di entrare in libreria? Perché c'è il libraio, perché il libraio non è una macchina che guarda la persona, ma è una persona che guarda la persona, è una persona che dà una consulenza e che dà una consulenza con piacere, proprio con la passione di questo lavoro, con una consulenza che è una consulenza oggettiva, non rispetto a quello che piace a noi librai, ma rispetto a quello che può piacere al cliente. Organizzerete anche degli eventi in questo spazio? Assolutamente sì, perché alle spalle abbiamo un gruppo importante, il gruppo Mondadori, che ci dà tutti i supporti necessari perché il cliente possa essere soddisfatto anche in questo, anche nel conoscere coloro che leggono. Cambiamo decisamente argomento, siamo alle manifestazioni del Natale, partiamo da Verbania perché Assuna torna con l'Immacolata, l'appuntamento con i presepi. Un'iniziativa che ritorna proprio perché è accolta con grande favore lo scorso anno. Sì, l'anno scorso ci hanno detto che era molto allegro vedere questi bambini a caccia di presepi con la cartina in mano a cercarli in tutti gli anfratti, sopra le panchine di sasso, sotto i forni delle pizze. E ci è sembrato carino e l'abbiamo riproposto. Ecco, con una rilevante adesione. Sì, sono più di 65 presepi. Abbiamo un presepe in rappresentanza della stessa rassegna che c'è a Falmenta. E per seguire il percorso e votare, la gente come deve regolarsi? Le cartine sono o scaricabili su internet sul sito del Battello di Babbo Natale, dove troverete anche tutti gli eventi altri che ci sono a Verbania, oppure al bar Imbarcadero sul lungolago di Suna. Torna su una la festa patronale di Santa Lucia, una festa contrassegnata da funzioni religiose sempre con grande partecipazione di gente e da una serie di festeggiamenti che ormai da parecchi anni vengono organizzati dall'associazione Carasuna, così naturalmente anche quest'anno.
Sì, esatto. Cominceremo venerdì 8 dicembre la sera alle 21 presso la chiesa di Santa Lucia con un concerto dei ragazzi della scuola di indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Rina Montistella. Poi la festa svilupperà domenica 10 alle 9 del mattino, apriremo il mercatino artigianale e enogastronomico, poi la banda di Casale Cortecerro porterà musica popolare, allegria e poi anche la country, Line and Dance, ci allieterà fino a mezzogiorno. Distribuiremo a quell'ora la trippa, il piatto caratteristico di Santa Lucia preparato dall'hotel ristorante Pesce d'Oro, poi al pomeriggio ci sarà uno spettacolo per tutta la famiglia con il ventriloquo Cigarini Puppet Show e poi ancora musica con la Desperados Show Band. Poi effettueremo un percorso nel quartiere con una fiaccolata sempre accompagnata dalla musica, l'estrazione della lotteria, gli alpini distribuiranno come al solito gentilissimi cioccolato e vin brûlé, poi uno spettacolo di fuoco per chiudere. A Domodossola invece domenica ritorna l'appuntamento con la corsa dei Babbi Natale. È tutto pronto a Domodossola per Babbi Natale in corsa, la simpatica gara organizzata dall'Atletica Abis Solsolana. Domenica nella centralissima piazza Mercato, che per l'occasione dovrebbe essere piena di bambini, genitori e nonni, tutti rigorosamente con i vestiti da Babbo Natale, è prevista la partenza. A tutti i bambini che parteciperanno sarà regalato un costume da Babbo Natale, previsti doni per tutti ed alla fine un ricco ristoro. Goliardia, divertimento, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Esatto, siamo qui in questa splendida piazza, da dove peraltro partirà domenica mattina Babbi Natale in corsa. È una gara organizzata dall'Atletica Avis Solsolana in collaborazione con la Proloco di Domodossola, col Comune di Domodossola e con l'Avis Comunale. È una gara, più che gara è diciamo una camminata, dove ci teniamo che praticamente tutti siano vestiti da Babbo Natale. Andiamo ora nei dettagli con il percorso e con gli orari. Allora, gli orari sono un ritrovo alle ore 9 presso la piazza Mercato. Dopo esserci iscritti ci sarà una prima partenza alle ore 10 per il mini giro dei bambini, quindi un giro solo all'interno del centro storico, e poi alle 10.20 seguirà la gara un pochettino più per tutti con un 5 giri. Ricordiamo a tutti che comunque è possibile partecipare anche con passeggini, quindi aspettiamo famiglie, gruppi, è una, più che una gara è anche l'opportunità di ritrovarsi, di passare del tempo insieme e augurarci un buon Natale. Babbi Natale in corsa, ultima manifestazione di un anno che vi ha visto spesso sulla Braccia dell'Onda. Sì, confermo, abbiamo avuto una bella annata da partire dal Winter 3 che abbiamo fatto a Vogogna a febbraio, che rifacciamo a febbraio 18 e 18 ottobre. Abbiamo fatto un grande trail del Calvario e adesso chiudiamo la stagione con la gara di Babbo Natale. Vi aspettiamo tutti domenica mattina, mi raccomando, venite come volete, con cavalli, diligenze, passeggini, e un buon Natale a tutti. Allora, non perdetevi questo evento sicuramente spettacolare. Ora invece parliamo di sport, le bocce, ancora un risultato sfavorevole al Masera. Sembra proprio che la stagione 2017 sia per il Masera completamente nera. Sino ad ora le squadre approdate alla Bocciodromo di Via Romita hanno dimostrato di avere decisamente un altro passo rispetto agli ossolani. Nella prima sessione di partite il Masera parte bene contro la Pontese e nell'individuale uno strepitoso della piazza non lascia scampo ad Alessandro Porello, che nonostante sbagli ben poche bocciate chiude la partita con un solo punto, 13-1. Bene anche la coppia con Cinalli e Ragozza che battono Sever e Cosimic 10-3. Nulla da fare invece nella coppia composta dai Liguri Basso e Crovo, che è stata battuta con un secco 13-1 dai Jangic e Kausevic, e per la terna dove Guaschino, Mellerio e Mariolini scendono in campo contro il veterano pluricampione del mondo Suini con Marsedia e Ziraldo e vengono sconfitti 13-1. La parte centrale dell'incontro è quella chiave. Ziraldo e Bornic non lasciano spazio alla coppia del Masera con Bagnasco e Crovo e chiudono la scaffetta 56-45. Nel primo tiro tecnico è ancora Cinalli a conquistare altri due punti battendo Kausevic 18-9, mentre Jancic strappa la vittoria a Guaschino 18-9. Nel tiro progressivo, vittoria di Bornic su Bagnasco 46-39. Per la terza ed ultimo giro di partite, dunque, il punteggio è tutto dalla parte degli ospiti che guidano 10-6 e dunque per raggiungere il pareggio servirebbero 3 vittorie su 4 alla Masera, impresa impossibile che difatti non si materializza, arrivano anzi 4 sconfitte.
e dunque gli ospiti si ne appongono nettamente. Sabato prossimo, ultima giornata del girone di andata, con gli orsolani che si recheranno sui campi delle Gaglianico, mentre l'incontro clou sarà quello tra Perosina e BRB, cioè tra le prime due in classifica. Per quanto riguarda l'attività locale, segnaliamo la vittoria nel girone orsolano che rientra nella gara intercamatoriale tra Biella, Novara, Vercelli e Domodossola della coppia della Caldo con Giudici ed Ettore Poroli, che hanno sconfitto in finale Bonzani e Minoletti della Valle di Gezzo. Ora invece la volley, facciamo il punto del campionato CSI. Il resoconto CSI Volley della settimana. Iniziamo dal campionato Open femminile organizzato dal Comitato Novarese, che nei giorni scorsi ha visto la disputa del derby del VCO tra Auxilium Villa ed il CSI Baveno, gara disputata sul terreno di gioco del club ossolano. Ha vinto per 3-1 proprio Villa, che dunque è capolista ed imbattuta con 12 punti. È stata comunque una bella partita a Villa d'Ossola, con il Baveno che si porta avanti 1-0 con il 19-25 del primo set. Villa impatta 25-21 nel secondo e si porta sul 2-1, vinto il terzo 34-32 dopo una serie di set point presi ed annullati. La vittoria nel parziale mette le ali ai piedi delle ragazze ossolane, che a loro volta nel quarto annichiliscono le bavenesi di coach Cazzini 25-21 e 3-1 a Auxilium. Baveno tornerà in campo il 14 dicembre in casa di Jessi Borgosesia per la sesta giornata, mentre per la quinta tornata il match in casa contro l'ESA è in programma per il giorno 22 dicembre. Villa d'Ossola cercherà di mantenere la vetta nella partita di giovedì 14, sempre in casa contro Koala 02 Fontaneto. Salto a pie pari nel torneo Open misto del Comitato VCO. Delle gare dello scorso mercoledì vanno annoverate le vittorie della capolista Volley ma non posto contro la Junghe Tifal con un netto 3-0 e la vittoria al tie-break di Villa Volley in casa contro Rosa Alziora. Venerdì Alziora Ifisio ha vinto 3-0 contro i Mistici. Per la quinta giornata, ieri si è giocata la gara tra Mistici e Junghe Tifal, questa sera la capolista nella tana del Villa e domani sera l'inedito derby verbanese tra Rosa Alziora e Alziora Ifisio alle 21.30 nella palestra del Cobianchi di Verbania. Ai nastri di partenza il circuito provinciale di minivolley, che prende il via con la prima delle sue 11 uscite venerdì, giorno dell'Immacolata, al Palasport di Ornavasso con organizzazione Pallavolo Piedimulera. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.